Ti piacerebbe creare video ads in grado di portare tonnellate di traffico alle tue pagine di vendita e di offerte? Senza dover utilizzare software video incasinatissimi, senza dover ingaggiare un team di editing e di grafici e senza dover spendere centinaia di euro in traffico? Io sono Andrea Lanzoni di Next Level Marketing e insieme al mio socio e partner Gio di Siena voglio presentarti Clipman, il nuovo software in grado di creare delle video ads fantastiche, bellissime, come quelle dei grandi marchi in meno di 60 secondi. Ora seguimi perché nei prossimi minuti ti farò vedere come funziona il programma e come anche tu puoi utilizzare questo nuovo software con il tuo business. Ok, quella che vedi qua è la dashboard del programma e subito salta all'occhio il fatto che hai già due possibilità principali. Infatti, questo software ha una caratteristica che nessun altro software ha e che ed è estremamente utile per poter creare video ads in pochi secondi, cioè la possibilità di inserire un link e da quel link estrarre un video in pochi secondi, esattamente come quelli che si possono fare con After Effects e altri software professionali. Altra possibilità è partire con un template già fatto e andarcelo a creare, quindi aggiungere immagini, video e altre cose per creare il video di cui abbiamo bisogno per utilizzarlo poi come video ads. Quindi iniziamo subito partendo da un link. Andiamo a vedere che cosa riesce fuori inserendo il link all'interno del programma. La prima cosa che ci chiederà sarà quella di inserire un link. Quindi quello che dovremo fare è avere il link di un e-commerce o di una qualsiasi altra cosa dove estrarre le immagini e andare a inserire dentro per creare poi il video. Andiamo a prenderne una. Ok, per semplicità andrò a prendere il link ad un sito di e-commerce molto famoso. Per esempio vediamo questo e vediamo che ci sono all'interno una serie di immagini. Andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui io vado a prendere questo tipo di link e lo vado a inserire dentro nel programma. Quindi copio e lo vado a incollare. Una volta che ho inserito il mio link, la cosa che mi chiederà il programma è quale tipo di template voglio utilizzare per poter creare la mia nuova video ads, il mio nuovo video breve. Come vedi ce ne sono tonnellate di possibilità, ce ne sono tantissime, da quelli più famosi a quelli meno famosi, fino a cose nuove, novità. Io posso andare a scegliere un qualsiasi tipo di video. Per esempio adesso io utilizzo questo qua, che è molto simile a quello di Zara. Lo seleziono e vado avanti. Quello che mi chiederà poi è quello di inserire alcuni testi, quindi ad esempio adesso lascio questo qua in modo tale da non andare a cambiare troppo e fare più in fretta, a farti risparmiare tempo. Ok, qui posso scegliere anche due per esempio. Vado avanti e qua posso scegliere una call to action, in questo caso posso lasciare il banner. Ok, vado avanti. Come vedi in automatico il software mi è andato a estrarre le immagini che trovava dentro l'e-commerce. Devo fare altro che andare a selezionare e volendo posso inserire ancora un'altra immagine, ma in questo caso lascio così e vado avanti. Poi la cosa bellissima di questo software è che mi dà la possibilità di inserire una colonna sonora e scegliere tra un ampissimo catalogo che è già presente all'interno. Posso scegliere uno qualsiasi di questi, per esempio proviamo questo, proseguo. Qua invece devo scegliere il colore del testo, il colore del background dietro il testo, non so, per esempio mettiamolo viola, così. Il testo invece magari lo faccio bianco, ok. Il background invece lo voglio di colore, non so, nero. Ok, questo è il mio colore. Questo è il link, posso lasciare questo e posso aggiungere anche un logo. Per adesso lo lascerò vuoto. Faccio partire, lui incomincia a caricare e a crearmi, a mettermi in render questo video. Ok, come vedi lui me l'ha buttato qui dentro e incomincia il render del video. Aspettiamo che finisca, ci vuole di solito qualche decina di secondi, al massimo un minuto, dipende dalla complessità del video. Ok, sono passati circa 25 secondi e il video è pronto. Andiamo subito, voglio farti vedere che cosa è venuto fuori con pochi secondi e pochi passaggi di lavoro. Direi che con pochi secondi di lavoro è un ottimo risultato. Logicamente non sono stato a fare troppe cose strane perché ti sto facendo una presentazione, ma se tu ti metti sicuramente puoi fare delle cose veramente incredibili. Una volta che io ho fatto il video, che cosa posso fare? Posso scaricarlo, posso editarlo, copiarlo e crearne uno simile. Posso condividerlo direttamente su Facebook, su YouTube, condividerlo su Facebook e addirittura creare una Facebook Ads direttamente dal programma. Non devi fare altro che entrare,
collegare il tuo account in modo tale che puoi gestire, lui possa gestire direttamente tutte le tue campagne dal software, dall'interno del software. E come vedi qui ci troviamo qui, e la prima cosa che ti chiederà è qual è il tuo obiettivo di marketing, cioè il video view o il traffico, dipende qual è, o conversione, dipende da quello che vuoi fare. Il nome della campagna, il nome dell'ad account, quindi qui scegli il tuo ad account, l'audience da poter scegliere, la location e tutto il resto del targeting, quindi sei tu quelli che sai benissimo chi andare a prendere, addirittura anche dove andare a posizionarlo. Ti ricordo che i video come questi, come quelli quadrati su Instagram, fanno paura, di riuscire a avere dei risultati incredibili. Il budget, il bidding, quando iniziare, quando finire, il website e tutto quanto, come se fosse una normalissima Facebook, addirittura anche il tracking pixel. Quindi come vedi una piattaforma completa che ti dà il 100% delle possibilità di gestione delle tue Facebook Ads. Ma se non volessi partire da un e-commerce, da qualcosa che trovo già in giro, ma volessi fare la mia video ads, cioè con le mie immagini, con le mie scritte, senza dover per forza di cosa avere un sito da cui andare a prendere, ti faccio vedere come funziona. Ok, sono tornato nella pagina iniziale, nella prima dashboard, e invece di selezionare come prima product page to video, vado a start with template. Ok, clicco e vado avanti. Va bene. Stessa cosa, qui parto addirittura dal template che voglio decidere, quindi in pratica qui vado a selezionare uno che voglio io, non so, posso scegliere questo qua, seleziono davanti, scelgo il testo, in questo caso lascio questo, ok, e poi vado a inserire immagini o video per poter creare il mio elemento. Ok, mi sono andato a infilare dentro un mix tra video e immagini preso assolutamente a caso, giusto per vedere che cosa viene fuori. Clicco continuo, anche qui posso scegliere la musica che voglio io, scelgo R&B, una a caso, questa qua, e continuo. Come prima, scelgo il testo, scelgo il colore background, il video background, posso anche scegliere il video background. In questo caso io metto testo, colore, non so, rosso, background lo lascio bianco e il video background lo metto nero. Proseguo e aspetto che il caricamento. Ok, come prima, ecco qua, posso fare come prima, posso creare Facebook Ads direttamente, tutto quanto mi interessa adesso andare a visualizzare e vedere come viene in anteprima, lo vediamo insieme. Ok, direi che per pochi secondi è decisamente un ottimo risultato anche questo. Quindi prova a immaginare se utilizzi questo per fare i tuoi video ads, se sei un affiliate marketer, oppure se hai un e-commerce, oppure semplicemente se vendi dei servizi o dei prodotti online, o se vuoi mandare del traffico alle tue pagine, cioè invece di investire un sacco di tempo per creare delle video ads che possano funzionare, qui hai tutto in uno, addirittura puoi gestire direttamente le tue ads da dentro la piattaforma. Direi veramente una cosa incredibile, quindi il mio consiglio è immediatamente acquistare questo software e cominciare a utilizzare le video ads, perché vedrai veramente crescere tantissimo il tuo business grazie alla mole di traffico che potrai generare grazie a questi video e queste video ads. Io con questo ho concluso, da me Andrea e da Joe il mio partner, un saluto e buon business. Ciao da Andrea!